Poi in Val di Susa, dopo gli scontri, Notav di nuovo riuniti a San Didero, mentre il Tribunale si riserva la decisione sulla scarcerazione della portavoce da Lauriola. Momentanea tregua in Val di Susa dopo gli scontri dei giorni scorsi. I manifestanti Notav poco fa si sono nuovamente riuniti a San Didero, dove la statale 25 è stata chiusa al traffico. Intanto il Tribunale di Sorveglianza di Torino si è riservato la decisione sulla richiesta di affidamento in prova o detenzione domiciliare per Dana Lauriola, portavoce del movimento Notav, attualmente detenuta nel carcere Lo Russo Cotugno per scontare una condanna a 2 anni di reclusione. Dopo